Ah, io questo non lo so perché non ci sto nella legalità, non lo so. Ma ti dico io, ma sono decine di sobrietà. Zero. Io non voglio, ho detto a voi, Andrea, dobbiamo cambiare. Se mi porti sul campi, una possa lì, ma se mi porti le squadre che marcano fra 2 anni, 3 anni, non ci avremo più la vita. Perché io quando vado a vedere i diritti dei residui, che mi hanno portato 1,2 miliardi grazie alla mia bravura che sono riuscito a mettere d'accordo Sky e Bene, se è una guerra che nessuno riuscirà a me. 10 anni nessuno aveva fatto con la mando con quello scuri. Dopodiché, fra 3 anni, ci saremo la Dindi con la D, Frosinone, che dico prendi te, non sanno manco esiste Frosinone. Lo so. Il Garbi. Certo. Latina. Dichiarazioni poi del presidente Claudio Lotito, non ho fatto pressioni, ho solo spiegato un programma, il sistema sta saltando, è un dato incontrovertibile, vogliamo strumentalizzarle solo per fini, vogliono strumentalizzarle solo per fini personali, quello che vorrei io è un sistema trasparente. Allora, invece andiamo sulle dichiarazioni di Pino Iodice, che è appunto il direttore sportivo dell'Ischia, che gioca in Lega Pro. Spero che ora qualche autorevole personaggio, dice appunto questo dirigente Pino Iodice, dello sport nazionale possa adottare dei provvedimenti, anche perché sono stati tirati in ballo tutti i presidenti delle varie leghe. Se non dovesse accadere, nulla vuol dire che saremo effettivamente nella Repubblica delle banane.